Ragazze, buongiorno. Questa settimana è stata una settimana assurda, piena di infortuni in casa nostra, come se non bastassero già i 3 mesi di Mauri con la gamba rotta. Ah, oltretutto oggi è rientrato a lavoro. È il primo giorno dopo, l'abbiamo chiamata la sua vacanza estiva perché è stata a casa 3 mesi come i bambini durante le vacanze estive. E oggi finalmente è rientrato al lavoro, dovevate vederlo ieri sera, avrei dovuto fargli un video che si preparava tutte le sue cosine del lavoro e la felpa, i pantaloni, il caschetto nuovo, eccetera, eccetera. Gasatissimo che non vedeva l'ora di rientrare perché a casa va bene, sì, sei a casa, però dopo un po' hai anche voglia di tornare al lavoro, alle tue cose. Quindi, l'unica notizia positiva della settimana è che oggi Mauri è finalmente rientrato a lavoro. E invece noi abbiamo fatto una collection di infortuni allucinante. Sofia, 2 giorni fa, sì, perché oggi è venerdì, mercoledì sera, anche lì presa dall'entusiasmo perché è arrivato il carrellino che abbiamo ordinato per la cartella, perché quest'anno non possono lasciare più libri e quaderni a scuola. Devono portare avanti e indietro tutto da casa tutti i giorni. E la cartella pesa, perché soprattutto nei giorni in cui hanno tante materie, hanno tanti libri, tanti quaderni, e la cartella pesa. È arrivata a pesare 7-8 kg la cartella di Sofia, considerando che lei pesa 17 kg. No, 17 no, 20. È arrivata a 20 kg. Considerando che Sofia pesa 20 kg, una cartella di 7-8 kg per lei è abbastanza pesante. Allora ci siamo attrezzati col carrellino. Perché la sua classe è al piano rialzato della scuola e per accedere al piano rialzato le maestre di Sofia con la classe utilizzano la rampa. Quindi Sofia col carrellino è comodissima. E abbiamo ordinato il carrellino, è arrivato e quindi Sofia non vedeva l'ora di provarlo e lo provava in casa. Appena arrivata in casa, io gli ho detto: "Bambine, vado un attimo in camera a cambiarmi, a mettermi comoda, a mettermi una tuta." E Mauri era sul divano che si era addormentato. 30 secondi, non avevo ancora fatto in tempo a togliermi i vestiti che avevo addosso per mettermi la tuta, che sento un botto allucinante. Sofia che piange, Nicole che urla a Mauri: "Papà, Sofia si è fatta male, è caduta!" Mauri che si sveglia bruscamente in questo modo, quindi agitatissimo, e vado a vedere e Mauri stava portando Sofia in bagno che grondava completamente di sangue. Poi Sofia appena pesta il naso, lei ha il naso delicato, subito le esce sangue dal naso e Sofia ormai lo sa e appena pesta il naso lei subito si impanica perché già pensa al fatto che le uscirà il sangue dal naso. Quindi sono andata in bagno, c'era Sofia con tutta la faccia piena di sangue, le mani piene di sangue e sto sangue che non si fermava più sto cavolo di sangue. Al che a un certo punto Mauri ha iniziato a dire: "Secondo me il naso l'ha rotto." Nessuno l'ha vista come è caduta perché Mauri sul divano dormiva. Io ero andato un attimo in camera a cambiarmi la tuta, quindi nessuno ha visto il momento in cui Sofia cadeva, come è caduta, eccetera. Fatto sta che ho detto: "Se sto sangue non si ferma, andiamo al pronto soccorso." Poi invece nel giro di poco il sangue si è fermato, eccetera. Respirare respira bene e quindi al pronto soccorso non siamo andati perché si è risolta poi era la botta e basta, si è risolta nel giro di poco tempo. E solo che la botta evidentemente è stata abbastanza forte e adesso sono 2 giorni che ha tutto gonfio da qua, tutto qua sopra, a qua. Praticamente non ha più la forma del naso come aveva prima, ma qui ha tutto un rigonfiamento ed è tutta azzurrina perché le è venuto ovviamente il livido per questa botta che ha preso. Praticamente Sofia dice di essere caduta proprio di faccia così sul pavimento e di aver pestato il naso da sotto, quindi aver preso una botta così in questo modo. E niente, quindi Sofia con sto cavolo di naso. Foto però è in video, non rende come dal vivo è più scuro. Comunque il nasino, allora qua è ancora gonfio, girati verso di me Gigia, qui abbiamo delle caccole notturne da togliere, vero? Girati verso di me amore, qua è gonfio ancora, si vede da davanti che è gonfio ed è scuretto ancora, azzurrino, è più scuro di qua. Che c'è? Mio zio.
un po' più di viola. Comunque lei sta bene, è andata a scuola e tutto quanto. E ieri sera io non so come cavolo ho fatto, probabilmente ero sopra pensiero, non lo so. Mi sono scolata i ravioli con tutta l'acqua bollente sopra la mano destra. E perché tenevo in mano. Non ho appoggiato con la pasta nel lavandino. Non l'ho appoggiato perché dentro il lavandino avevo un contenitore da lavare. Ho detto, vabbè, non lo appoggio, lo scolapiatti, lo tengo in mano. Quindi ho tenuto con la mano sinistra una maniglia della pentola. E con la mano destra tenevo sia l'altra maniglia della pentola sia il manico dello scolapasta. Pensavo di fare il fenomeno della situazione, invece mi sono fregata da sola. Quindi, praticamente, quando io ho versato con questa mano, cioè, invece di versare in avanti, ho versato di lato praticamente l'acqua sopra la mia mano destra. E vabbè, ho mollato lì la pentola, ho aperto subito l'acqua fredda, ho messo subito la mano sotto l'acqua fredda e sentivo un fuoco che non avete idea. Anche dopo, mentre mangiavo la sera, mentre guardavamo la televisione, sentivo la mano come se fosse sotto al fuoco, cioè continuavo a sentire un bruciore allucinante alla mano. Poi, vabbè, ovviamente ieri sera io ho lasciato stare tutto in cucina, ha fatto tutto Mauri, ha finito di preparare lui, ha lavato i piatti lui, sparecchiato, ha fatto tutto lui. E niente, questa mattina mi alzo e vedo la mano così. Cioè, mi è venuta questa bolla allucinante sul dito perché ho praticamente inondato queste due dita. Questa no, si è salvata. Ho inondato soprattutto queste due dita. E ieri, vabbè, mi bruciava, ma non c'erano né vesciche né niente. Stamattina invece mi sono alzata e ho visto sta vescica allucinante. Poi adesso che sono passate un paio d'ore da quando mi sono alzata, ho notato che stanno iniziando a venirmi altre vesciche, quindi un'altra qua sopra, più in alto, non so, qui, cioè non so se si riesce a vedere bene, però qui ne sta venendo fuori un'altra. E anche su qui ne stanno venendo fuori una serie. Non riesco a farvele vedere bene, però anche qua sul dorso di questo ne stanno venendo fuori una serie più piccoline. Cioè è gonfissima questa vescica, è una roba allucinante. E sono andata stamattina in farmacia dopo che ho accompagnato le bambine a scuola e niente, mi sono fatta dare una pomata per le ustioni, mi hanno dato la connettivina. E mi hanno detto di metterla su anche 3 volte al giorno, di lasciar respirare la zona il più possibile. Ovviamente se devo mettere le mani nell'acqua per qualche motivo, lavare, fare qualcosa, eccetera, di mettere sopra un guanto in lattice in modo da riparare la zona. Però mi hanno detto di lasciarla il più possibile respirare per velocizzare la guarigione. Quindi sta settimana ci siamo distrutti tutti, praticamente Sofia, io. Speriamo che la finiamo qua perché basta. Direi che siamo a posto per un po'. Non. Va bene così. Oggi ero contenta io che non avevo in casa nessuno in mezzo ai piedi e quindi potevo fare un po' di robe che non avevo neanche Mauri, che poi, vabbè, ma non è che disturba Mauri, però se a casa magari dice, ah, vieni giù in giardino che mi dà una mano a fare quello. Ascolta, guarda. Comunque sono disturbata. Invece oggi che non c'era a casa nessuno, io ero contentissima perché ho detto, ah, sono da sola, mi faccio le mie cose senza nessuno che mi interrompe, senza nessuno che mi disturba. E invece mi mozzo una mano praticamente, quindi di tutto quello che volevo fare posso fare poco, poco. E niente, adesso passo alla medicazione. Ah, oltretutto ovviamente niente capelli decenti, niente trucco perché ho la mano fuori uso. Ecco, così riesco a farvele vedere meglio. Praticamente questa qui è la bolla, la vescica, quella più grossa. Qua me ne sta spuntando un'altra e qui ne stanno spuntando una serie, una, due, tre. E quindi adesso vado a mettere sopra la medicazione. Allora, questa è la crema che mi hanno dato in farmacia, la Connettivina Bio Plus, che è acido ialuronico per la rigenerazione della pelle e mi diceva c'è dentro anche l'argento Connettivina Plus. Poi qua ho tagliato un pezzo di
cerotti, quelli grossi, l'ho tagliato a misura del dito, così posso metterlo sopra, e poi ho preso quest'altro per questo dito qua, che in realtà io cercavo altri cerotti, ma Sofia sola sa dove sono perché li ha usati lei e li ha messi via lei. Non sono dove ci sono tutti gli altri cerotti, quindi non so dove siano. Glielo chiederò quando torna da scuola. Cioè, questa bolla veramente fa impressione. Cioè, questa bolla qui è inguardabile, veramente. Poi mi hanno detto di non scoppiarla, ma di aspettare che si rompe da sola. Ok, direi che l'ho messa abbastanza. Adesso passiamo all'inceruttatura. Allora, facciamola attaccare sotto, così. Ok. E adesso lo faccio girare sopra, così. Non schiaccio perché fa un male allucinante, giusto per tenere la parte coperta. Bello blu però, mica male. Questi qui sono i cerotti che prendevo grossi. Ah, infatti mi sembrava di ricordare che li avevo presi trasparenti. Eh sì, questo qui è blu solo per vedere dov'è il cerotto. Adesso anche qua attacchiamo qua. Ah, aspetta, allora. Qua, ok. Attacchiamo sotto qua. E poi sopra qua. Questo qui blu in realtà è solo per aiutarsi ad attaccare il cerotto, perché questo qui è trasparente e sottilissimo e quindi serve tipo la guida per attaccarlo bene, perché sennò va in giro. Questi qui, dicevo che questi qua grossi li avevo presi per le ginocchia delle bambine, perché puntualmente loro si sbucciano le ginocchia, allora avevo preso questi cerotti qua che sono della dimensione giusta, perché sennò quelli piccolini normali che si usano, quelli che abbiamo tutti in casa, non bastano per le loro ginocchia. Quindi avevo preso da tenere sempre in casa questi qui che sono grossini, quindi sono proprio a misura delle loro ginocchia. Ecco, fantastico. Mano nuova. Ho messo sopra il guanto di lattice per coprire la mano perché volevo buttare via il sacco della spazzatura, eccetera, e non posso lavarmi in continuazione la mano, altrimenti mi si bagna tutto il cerotto e tutta la medicazione che ho messo salta via. Quindi, cosa più pratica e più protettiva che posso fare è mettere un guanto di lattice e fare i lavori di casa col guanto di lattice, così nel caso se mi devo lavare le mani ho sul guanto e quando ho finito il guanto lo butto via. E buonanotte, la medicazione sotto ha resistito però. Soddisfatta di essere riuscita almeno ad aspirare tutta casa. I piatti, volevo lavare i piatti della colazione, ma non riesco perché per tenere in mano le stoviglie devo piegare troppo le dita e mi fa malissimo, le due dita dovevo sulle vesciche, quindi proprio non ce la faccio. Però con sopra il guanto sono riuscita a fare un sacco di cose. Ho riordinato tutto il salotto, cambiato i sacchetti della spazzatura, aspirato tutto quanto. Sono soddisfatta, dai. Un po' di cose me le sono portate a casa. Stavo notando che non mi dispiaceva avere tutta la gente in casa, però c'è un silenzio incredibile e mi ero abituata dopo 3 mesi con a casa tutti i giorni Mauri e Nicola e Sofia che hanno fatto più di un mese di didattica a distanza. Non è male avere la casa piena. Oggi è proprio silenziosa, vuota. E meno male che fanno solo mezza giornata a scuola, così. Che ore sono adesso? Mezzogiorno meno 20, vado a prendere verso le
12, un quarto, 12 e mezza, e poi pranziamo insieme con Nicola e Sofia. E almeno inizio ad avere qualcuno in casa di nuovo. Sarà che sono anche bloccata per questa cosa qui della mano sulle mie attività da fare che mi avrebbero impegnato la mattinata. Ma sento la casa vuota, sento proprio la casa vuota. Visto che io non posso cucinare, che sono inferma con la mano, Prendi la pizza al Mac? E stavo pensando di andare al io? Mac. E ho già guardato, c'è l'insalata mista se tu la vuoi. Ti dico gli ingredienti? Sì. Insalata, pomodori, olive, La prendo. carote, mais. Va bene? Posso senza carote? Sì, puoi. Ma sono carote a filetti, eh? No? Allora gli dico senza carote? Sì, non è che non mi piacciono, però non nell'insalata, no. E ci sono anche i finocchi. Mamma! Va bene, sono buonissimi i finocchi. Quindi Mamma! togli solo le carote? Sì. Dimmi, Sofì. Io voglio l'hamburger, non più le croquette. Ciao, mi fai un Happy Meal con l'hamburger, poi mi fai un'insalata senza le carote e poi il wrap senza pomodori. Ciao, grazie mille. Ce la fai, Sofì? Sì. Già faccio la carbonara. Ciao, Pastor. Bello. La faccio, la carbonara. Tieni, apri. Sofì. Tu prendi la mia cartella. Sì, come no. Apri, apri. Allora, questo è il mio menù, però cedo le patatine a Nicole perché nella sua insalata non c'è la... non ci sono le patatine. Ho preso il wrap per la prima volta perché mi ispirava, lo provo, non l'ho mai preso in vita mia. Quindi queste qua le lascio a Nicole. Ciao cipollina, che brutta. Quindi a Nicole lasciamo questo. Poi, per chi è quello? Poi dentro abbiamo la coca mia. Sì. Cos'è? Forza 4? Vuoi giocare con me a Forza 4? Sì, tieni la tua coca. Cannucci. Ma perché la Nicola vuole sempre l'acqua se ce l'abbiamo a Perché casa? sai che a lei non piace. Guarda che bello che la Nicola hanno messo dentro i grissini. E l'insalata. Ta-da! Oh, Niki, ti hanno dato tutto il kit, insalata, grissini, posate, posate useggezza, useggezza, useggette le patatine chiamate da me. Oh Fighissimo. no! Vero? Ora i pomodori sono enormi. I pomodori sono? Enormi. Pomodori grandi, non sono pomodorini. Guarda. Vedi se c'è? Puoi usare anche tu le dita a togliere il cetriolino, Tu c'è quanto? Il guantone. Qui c'è il cetriolino. Com'è, Niki, la... Buonissima. È buona l'insalata È del su. Mac? Fa il video qua. Perché? Cioè, kit completo. L'ho fatto vedere prima. Ma di sapore è buona, quindi? Sì. Sì, bene. Prendi lo zio Ligno, perché lo Come fa lo zio zio Ligno ad ogni pranzo Ligno? mangia un pacchetto È vero, di grissini. lui mangia i grissini invece del pane, mi sa che gli piacciono di più. Ciao papà, com'è andato il tuo... È il petto di pollo, pollo. Hai provato perché qua ognuno vuole una cena diversa e sto cercando di accontentare tutti quanti. Niente pollo, Sofì, papà non vuole il pollo. Vabbè, riso e speck allora. Cosa devo fare? Mi state facendo sballare. Stai iniziando a non capire più come ti chiami, vero? Io ho anche lavorato oggi. Appunto, com'è andato oggi il tuo primo giorno di lavoro? Bene. Bene? Sì. Ma per lavorare?
piano in un grattacielo. Volevamo raggiungerti perché non avevamo... credo, perché ho fatto una di Milano. Io stamattina avevamo la stazione di Milano vicino alla casa di Gianni. No, la stazione non è di Milano. Milano è la destinazione. Che è vicino a Milano. Che è vicino a Milano. Cosa ti hanno detto i tuoi colleghi che sei tornato? Niente, insulti. No. Vabbè, certo. Ho il mio chef personale per stasera, vero? I pomodori. Stasera abbiamo cannavacciuola. Cosa abbiamo? Cannavacciuola. Non diciamo, non diciamo cosa ha fatto. Vai. Vai. Sei ancora truccata tu? Sì. Bella Gigia! Bella Gigia! Bella Gigia! Ho sete. Hai sete? Beviamo l'acqua. Mia suocera ha mandato un piatto di pronto soccorso in aiuto di Mauri, quindi lui stasera mangia patate e cozze. Vabbè, te le scaldo, qual è il problema? Scaldiamo. Qui abbiamo una produzione di insalate di pomodori, rucole e pomodori. Metti anche le scaglie di parmigiano? Sì, grazie. Poi per Nicole la verdumariana, cotoletta valsoia di spinaci, e una me la mangio pure io.